Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e oggi siamo in compagnia di Cripro e Bella ragazzi. stiamo iniziando una nuova serie insieme ad altri youtuber. Allora, in descrizione avrete tutta la lista dei canali, dei loro canali, quindi passate anche da loro per vedere le loro visuali. È una serie particolare, prende, ognuno di noi ha un villaggio di partenza, come potete vedere alle nostre spalle. Noi siamo il team blu, infatti dal cavallo è tutto bardato di blu. E ogni villaggio, partendo da questo villaggio, dobbiamo conquistarne più possibili. E dal terzo episodio in poi, dopo il terzo episodio, possiamo anche conquistare quelli degli altri partecipanti a questa serie. Questa serie si chiama Castle War, appunto perché sono, diciamo, indicano tipo dei castelli questi villaggi. E cominciamo andando a dare un occhio qua alla zona. Allora, questo è un classico villaggio fatto per i villager, infatti in giro ce ne sono anche parecchi che già stanno facendo bordello. E qua nel fabbro dovrebbe esserci la cassa col... non è questa, scusate. Chris, se mi indichi la strada mi sono già Sarebbe qua. persa. Ok. Ah, è No, uno là. mi voglio anche Cree. Ok, qui. Ok, qui dentro abbiamo la cassa con le cose personali, infatti abbiamo una spada, un piccone e soprattutto i beacon e il vetro per colorarli, perché prende ognuno per indicare che il villaggio appartiene a un team, avremo un beacon luminoso che cambiando il colore con la lastra di vetro prende, indicherà appunto il colore della squadra. Allora, ci prendiamo tutto quello che abbiamo in questa cassa e ce li andiamo a portare. Anzi, ci prendiamo anche la cassa, nel frattempo che ci siamo. Ovviamente dobbiamo anche ricordare che i massimi villaggi che possiamo avere nel nostro sono 6. Poi ovviamente possiamo conquistare gli altri e averne di più. Quindi possiamo conquistare gli altri ed arrivare ad esempio a 7. O in ogni Eh caso il sì. massimo è 6. Vince chi rimane con più. Vabbè, ovviamente chi elimina tutte quante le squadre, poi chi rimane con più Con più castelli villa, con vince. più castelli. Quindi, ragazzi, sarà una serie che durerà un paio di episodi, ma soprattutto sarà divertente quando cominceremo a incontrarci, scontrarci con gli altri team. Allora, Cree, dimmi una cosa, tu dove hai posato la tua roba? Qua in questa casa? Ok, Sì. allora noi ci prendiamo la casa vicino. Già Cree è cominciato a lavorare un pochettino. Noi prendiamo questa cassa, questo è il mio letto, ci mettiamo qui, posizioniamo i beacon, i semi, vabbè, non ci interessano, un piccone di ferro ce lo portiamo sempre dappresso, questi riposiamo. I beacon sono per la squadra o sono singoli a persona? No, no, sono per tutti, ce li puoi tenere pure tu, li posso Allora, va tenere bene, l'ho pure messi io. nella stanza da me, va bene, la stessa cosa, dai. Ok, come vedete siamo invasi dai villager. Bastando. Ti devi abituare a loro. Allora, ovviamente come qualsiasi serie in survival, nel frattempo noi già ci siamo fatti, abbiamo iniziato facendo, il buon Christian ha fatto il nostro cobblestone generator. Ok, già è bello funzionante, quindi quando abbiamo bisogno, se non vogliamo scendere in miniera, abbiamo già, ecco, come vedete, efficientissimo. Quindi basta mettersi qua e raccogliere la pietra. Allora, intanto ci prendiamo un po' di legno, cominciamo qua a disboscare un po' sta zona. Io posso dare pure un'accetta se vuoi, eh. Sì, va bene, ok, se ce l'hai già pronto è meglio, perché sto spaccando a mani nude, me la volevo fare. Ok, aspetta, ora te lo faccio. Ok, crafting. Ok, te la sto portando. Ok, la crafting table me la faccio in ogni caso, una me la porto sempre da presso. Ok, grazie, perfetto. Queste ce le mettiamo. Allora, qua abbiamo un bel recinto per i cavalli, ma tanto quelli che nostri sono messi qua, quindi quelli prima o poi ce li mangeremo, mi sa. Se non solo a proposito, li faccio un attimo riprodurre, Ma sì, tanto. Al massimo, se ci mancano maiali e carne, li ammazziamo. va.
Allora, ora raccogliamo al solito un po' di legna, iniziamo così, vediamo cosa troviamo e poi direi anche di passare a vedere un po' nelle miniere qua nella zona, vediamo cosa c'è. Già poco fa stavo finendo in una pozza di lava, questa già è stata chiusa, penso che Christian già l'ha fatta diventare Ossidiana. bella ossidiana. Vabbè, che questa qua ci può servire, raccogliamo l'ossidiana e ci andiamo poi nel Nether. In compenso il cibo non ci manca mai, infatti se vedete là in lontananza ci sono un bel po' di farm che ci sono all'interno dei villaggi, quindi tra patate e altri ortaggi siamo a posto. Quindi casomai quando vogliamo raccogliere andiamo qua, raccogliamo tutti quanti e siamo a Esatto, posto. quindi dobbiamo fare semplicemente al massimo qualcosa per automizzare, per avuto... Quanto è Ah, là sotto c'è piombo? anche la barba, tutto, vedi, abbiamo carote, qualsiasi cosa ce l'abbiamo già. Allora, diamo un occhio in giro, vediamo, perché poco fa, aspetta, ho visto una cassa nell'altro fabbro, non quello dove siamo andati, in questo. Ah no, questo è quello dove sono stato io, scusate. L'altra cassa è quella che stava a fianco, dove stava l'arco, Ok, la roba. qua, perfetto, l'ho trovata. Vabbè, là c'era un po' di roba di quella iniziale, però c'è un arco. Questa io direi di prendere tutto, soprattutto l'arco. Ok, nel frattempo sta facendo notte di nuovo. Ecco. E quindi ora io direi di andare di scendere in miniera. Approfittiamo che è notte. Che dici, Sì, Chris? vieni. Allora, poso questa roba. Prendi quanti riportati più picconi, eh? Sì, Poi ne se ho, vuoi per ti. adesso ne ho due, al massimo ne facciamo qualcun altro con quello che prendiamo. Vabbè, possiamo andare, dai, così approfittiamo almeno. Sto un attimo raccogliendo gli alberelli che sono caduti qua, c'è almeno. Ok, là sotto c'è una strega. Allora, ragazzi, riprendiamo un po' di alberi, così qua abbiamo sempre la zona bella, ricca di alberi, esatto. E il legno non ci mancherà mai. E siccome sta facendo buio, ma ancora qua non abbiamo illuminato tutta la zona, io direi di scendere e di trovarci una bella miniera. Allora, vediamo se qua in zona troviamo qualche miniera. Ma quel villaggio là sotto, ad esempio, non è di nessuno? No, quello deve entrare il nostro quando potremmo colonizzare gli altri villaggi. Ok, ecco, questa è una cosa che nel frattempo la spieghiamo. Per colonizzare gli altri villaggi che cosa bisogna fare? Bisogna andare là con il beacon, i blocchi di smeraldo per farlo azionare. E appena esce il raggio, il villaggio diventa nostro. Ok, quindi ovviamente ci serviranno i blocchi di smeraldo che otteneremo facendo gli scambi con i village. Ecco perché anche dobbiamo cercare di salvarli. Quindi io direi di allontanarci subito dalla nostra base ed entrare in una di queste buche. Qua c'è ferro, subito a vista. Ok, io non ho carbone, aspetta che qua c'è carbone, me lo prendo nel frattempo così mi faccio un po' di torce. Questa caverna va un po' in fondo, Vabbè, se mentre troviamo altri diamanti non è male. però stiamo uscendo dal livello 12. Allora, aspetta che nel frattempo mi faccio le torce. Ok, 32. Dovrebbero bastare tranquillamente. Oppure una pala di ferro? Ce l'ho una extra. No, Già tu sei sceso o sei sopra ancora? Ah no, qua. no, sto qua. Ok, scusa. Qua abbiamo cominciato a trovare già del ferro, occhio. No, attendo c'è un ragno, Ok, ok. di qua già. Vabbè, il ragno ci finisce male. Che vedo un po' qua giù che ci sta. Avvislazzuli.
Comunque, ragazzi, se vedete già è uscito anche l'aggiornamento acquatico, infatti già entrare nell'acqua è stupendo, è tutto un altro effetto. Era più Allora, esatto, impietoso, si vedevano a 30 km di distanza. Eh, ora non si vede, prima non si vedeva niente. Allora, io ho preso un pezzo di oro, magari ci può servire per qualche mela d'oro. Di qua finisce, no, di qua si risale da dove sono andato io. no, scendi, scendi, qua sta pure una pozzetta di lava qua. Ok, allora io di là, magari troviamo qualche diamante. Ok, Ok, qua c'è. prende questa altra roba. Occhio che qua c'è lava. Di qua c'è anche altra lava. C'è la redstone, ok. Che ce l'ha. Ok. Mi è semi preso un colpo, vabbè. Ok, qua siamo verso il livello 12, quindi qua potremmo anche scavare un bel po'. Ok, quindi vabbè, carbone. Io direi poi il carbone di prenderlo tutti così. Diamanti. Attenzione, diamanti dove? Sotto sopra, dove sei? Ok, Dove sto io, vieni qua. perfetto, ti ho visto. Grandissime, ragazzi, già diamanti alla prima puntata. 1, 2, vediamo quanti sono. Dai, scaviamo tutto quanto attorno. Dietro ce n'è ancora comunque. Io dico una volta, in questi giorni ne ho trovati 10 tutti insieme. Ok, no, io massimo che ne ho trovati sono stati 9. Ok, di qua possiamo scavare. Allora, riprendo io, va bene? Sì, vuoi che ti metta l'acqua se casomai c'è la lava? No, no, ci ho scavato di sotto. Ah, ok. Ora me ne manca un altro. Vediamo se c'è lava di sotto, ma dovrebbe essere sicuro. Ah, sotto c'è un altro diamante, ottimo. Aspetta che gli faccio un altro giro allora, così controlliamo se c'è lava. No. Ok. Quindi. Quanti diamanti sono? Ah, uno l'ho preso io, aspetta. Ah, l'hai preso tu, ok. Perché No, 4, uno l'avevo preso. 5. Uno l'hai preso tu? Perfetto, Oh, sei. va bene, dai. Ovviamente non avevamo fortuna nel piccone, quindi già. Buono, un Ok, ender per. perfetto. Ok. Aspetta, che qua sopra ci sono dei. Dei lapislazzuli. Ah, non l'ho visto. Ah, qua continua questo. Vabbè, Sì, continua, si sale. da qua si risale però. Vabbè, i lapislazzuli ce li prendiamo per ingandare. Sì, però di Tanto qua i stiamo. diamanti e i cosi ce li abbiamo. Dobbiamo soltanto fare i libri e l'ossidiana. Esatto, quindi dobbiamo. Mucche ne abbiamo viste sopra? Per Vabbè, sì, i dovremmo libri. portare pure le mucche, ora che ci penso. Le raccogliamo poi dopo. Nella prossima puntata ci dedichiamo. Oggi miniamo un pochettino, nella prossima invece ci dedichiamo all'agricoltura. Scusa. Aia. Ok, di qua siamo tornati sopra. Allora, ci vediamo questa miniera, vediamo se troviamo qualcosa. Comunque, già i primi diamanti li abbiamo trovati, quindi già siamo partiti col botto. Questa caverna mi sembra molto grande. No, aspetta, qua c'è un'altra. Sono altre torce. Qua c'erano torce, quindi già ci siamo passati. Com'è che non l'abbiamo vista? Oh cazzo, questa è grandissima. Allora, di qua va bene, siamo tornati allo stesso punto. Di là Qua c'è c'è un botto di carbone. lava. Di qua si riscende? Sì, eh. Aspetta. Qua c'è un villager a caso. Di qua però ci siamo. Ci sono altre torce. Di qua niente, già ci siamo stati. Sto villager qua da solo. Oh, sono anche lui come fatto. Aspetta che Vabbè, di qua sì, c'è. boh. Di qua c'è. No, di qua si deve sale però. Vediamo. Levami quest'acqua che hai rotto le balle. Allora, qua mi risale, qua c'è un po' di ferro. Vabbè, qua si esce fuori. Ok. Cazzo! Che? C'è una strega, ma dove stava buttando il veleno? Aspetta, buona mano. Ok.
Ok, già l'hai No, ammazzato. ma in tempo, no, se no mi buttavo il veleno addosso. Ok. Allora, io ti vedo una cosa, possiamo uscire fuori e mi sa che per la puntata di oggi possiamo concluderla qui. Io nel frattempo ho spaccato anche il mio piccone di ferro. Sì, la terra tanto ce l'abbiamo dentro casa, quindi non è un problema. Va bene, allora poi nel prossimo episodio provvediamo qua anche chi deve salvarli. Tranquillo, Ciccio, ti salviamo noi, va bene? Sei il mio villager. Allora, ragazzi, per questo episodio possiamo anche salutarci. Spero che la serie vi sia piaciuta. Mi raccomando, passate dai canali di tutti i partecipanti a questa serie, appunto. E ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo episodio. Da parte mia è tutto. Chris, vuoi salutare anche tu? Va bene, mi raccomando, se non vi piace iscrivetevi e ci vedremo al prossimo episodio. Ok, alla prossima, ciao ciao!